si tocca, si prova e forse si compra. Voi usurpate ogni mia iniziativa. Voi mi volevate fregare. Io ho la mia affezionata clientela. E mica tanto affezionata se basta un cartellino a fargli cambiare negozio, o no? Ah, ecco. Ecco. È graziosa, chi lo nega? Ma non vorrai far nascere altre risse fra il merciaio e tuo padre? Domani cambiamo vetrina. Questi sono un branco, questi sono compatti, sono spietati. Avete visto? Ma chi non ha mai tirato un sassetto contro un vetro? Sono ragazzate. Viviamo in un'era imperiale. Italiano messo ali d'aquila. Vuole vivere pericolosamente. Sei tu che vivi pericolosamente a casa mia. Umberto, io per caso ti sto antipatico. No, tu non mi stai antipatico. Tu sei antipatico. Ma non vedi che questo cacchio di regime ha ucciso il senso critico di un intero paese? Che ha reso la gente idiota? Beh, guarda. Meglio lui, chiaro, coerente, senza alibi, indomito, ineluttabile. Se il duce vi proibisce di tenere commessi cristiani, io vado in sinagoga, mi segno agli ebrei. Penso che mi pigliano. Al manicomio ti pigliano. Per fortuna non siamo cattolici. Leva sti pantaloni! Casa mia è confessionato, non è ammesso! Mascalzone! Mascalzone a chi? A belli annatra! Vieni giù le mani, stai attento, che divento una bestia! Ma sei una bestia, profittatore! Avido! Romano! Romano! Armadio! Il mio re! Un ebreo resta sempre un ebreo.